nell'orientamento scolastico. Tu va dove ti porta il cuore, ma non andare dove ti portano gli amici. Perché fondamentalmente gli amici sì sono compagni di viaggio, ma non durano a vita quanto dura il tuo cervello. Quindi voi fate la vostra scelta, indipendentemente dalle mode, e soprattutto non cercate molto lontano ciò che avete in casa. Perché spesso abbiamo le cose qui in casa e non le sfruttiamo. Le cose sono date, ti do un bicchiere di latte, ti do un biscotto, ti do un panino, nella scienza non sono date, le cose si scoprono, la scoperta scientifica, le cose nella scienza si scoprono, cioè sono nascoste e l'uomo deve riuscire a scoprirle, deve riuscire a capire le leggi del mondo, come funziona il mondo, come funziona la materia, come funziona l'energia, come funziona il movimento, come funzionano gli atomi, le molecole, i nuclei, gli elettroni, i protoni, i neutroni, i quark. Cioè le cose si scoprono nella scienza, non sono date una volta per tutte. C'è un filosofo che si chiama Eraclito che dice che la natura ama nascondersi. Non è immediatamente che qualsiasi persona, anche io, una persona qualunque, scopre una legge come quella, scopre una legge scientifica, è uguale a C4, ma le cose si scoprono con difficoltà. Ci troviamo all'Istituto di Istruzione Superiore Euclide Bovamarina, insieme alla preside Carmen Lucisano. Questa mattina si terrà la giornata della scienza in cui avranno luogo dei laboratori, dei convegni informativi per quanto riguarda l'offerta formativa, che è molto importante per gli studenti. La scuola stamattina apre i propri laboratori agli studenti delle scuole medie dell'area Grecanica, da Bianco a Saline, mi sembra anche forse anche Montebello, insomma. Quindi apriamo i nostri laboratori di biologia, di chimica, di fisica, di astronomia, proprio perché i ragazzi possano prendere confidenza con le attività laboratoriali. Ma in effetti questa è stata una richiesta che è arrivata direttamente dai ragazzi che hanno frequentato l'Open Day di giorno 30. Poi che in quell'occasione i ragazzi sono stati i protagonisti principali di attività laboratoriali, ci hanno chiesto la ripetizione delle esperienze stesse. In più questa mattina avremo anche la dottoressa Mesiano, la direttrice del planetario, che sarà protagonista di un'attività importante di formazione seminariale, anche perché nel nostro istituto l'astronomia è ormai una disciplina regolarmente insegnata già dal primo anno del liceo scientifico. I nostri laboratori sono ben attrezzati e anche bene che vengano conosciuti dagli utenti di questo territorio, a cominciare dal laboratorio di fisica, recentemente attrezzato con nuovi macchinari, anche la sezione di chimica, anche questa è un'attività parecchio approfondita dai nostri studenti, per non parlare anche del corso di matematica applicata, nonché dal prossimo anno partiranno anche i laboratori di robotica. Quindi come vede è una scuola che punta molto sui laboratori, perché ormai la tendenza è quella appunto di far sì che la scuola sia una scuola che opera su competenze, e l'unico modo per poter raggiungere delle competenze è lavorare sul campo, la scuola del fare, non più la scuola solamente del pensiero, della trasmissione di conoscenze e nozioni, che chiaramente è ormai obsoleta. Come ha visto, i ragazzi sono tanti presenti in sala e sono ben felici effettivamente di partecipare a queste attività. Di solito alle scuole medie l'attività laboratoriale viene un po' meno per mancanza anche di strutture adeguate, del resto è diversa l'attività formativa del primo ciclo rispetto alla seconda, al secondo ciclo, quindi siamo ben lieti effettivamente di fornire questo tipo di attività stamattina a tutti i ragazzi delle scuole medie del comprensorio. Dunque maggiore concretezza agli studenti in modo tale da istruirli a quello che è il mondo del lavoro. E questa mattina ci saranno molti esperimenti a cura della sezione di chimica, di fisica, poi ci sarà il corso di astronomia in cui appunto gli studenti saranno presi da questa argomentazione molto, molto bella, che non solo dà spazio a quello che è il mondo concreto, ecco, ma anche lo spazio all'immaginazione. E poi ci sarà l'incontro anche con i medici dell'UNICEF che relazioneranno sul tema la scienza al servizio dell'uomo.
Certamente, ritorniamo all'argomentazione precedente, il liceo scientifico chiaramente ha questa curvatura e soprattutto l'opzione scienze applicate che a partire da settembre va a potenziare effettivamente l'applicazione pratica di quelle che sono le conoscenze in materia scientifica. Riguardo l'astronomia, come dicevo precedentemente, è un'attività, è un insegnamento obbligatorio ormai nella nostra scuola, un'ora aggiuntiva in più effettivamente la settimana. Del resto i risultati già si vedono, nel senso che dei ragazzi di prima liceo scientifico hanno già superato le prove preselettive per le Olimpiadi di astronomia. Per noi è un risultato molto, molto soddisfacente e anche chiaramente per l'intera comunità scolastica. Ma non sottovalutiamo anche la sezione di chimica. La sezione di chimica è parecchio potenziata nella scuola con degli insegnanti effettivamente molto qualificati che noi riusciamo anche a recuperare dall'altro indirizzo, dall'indirizzo tecnico. La bellezza del nostro istituto è proprio questa, è un istituto di istruzione superiore che comprende diversi indirizzi di studio, quindi il liceo scientifico, il tecnico per ragionieri, il tecnico per geometri, nonché vabbè, l'alberghiero a Condofuri. Tutto questo significa che c'è una circolazione, una messa a disposizione di varie competenze professionali che è difficile magari reperire nelle scuole mono indirizzo. Quindi noi abbiamo anche questo scambio di insegnanti di chimica, in questo caso stiamo parlando del laboratorio di chimica, nonché anche di insegnanti tecnopratici che fanno sì che le attività effettivamente si vanno a sperimentare nei laboratori, quindi sia con l'insegnamento da parte con l'attività teorica da parte dell'insegnante che con l'insegnante tecnopratico si realizzano proprio anche gli esperimenti in maniera pratica. E questa scuola sta puntando molto sia sulla chimica che sulla fisica, sono chiaramente le discipline caratterizzanti il liceo, considerato anche gli ottimi risultati che i nostri ragazzi hanno nei test di accesso alle facoltà a numero chiuso. Il 35% dei ragazzi in uscita lo scorso anno ha superato i test per l'accesso appunto alle facoltà sanitarie, quindi medicina veterinaria, odontoiatria, che anche questo mi sembra un risultato considerevole, considerato anche che il tutto è sostenuto semplicemente dalle nostre forze, cioè con i nostri insegnanti, con le attività pomeridiane che vengono messe a disposizione. Vorrei anche parlare dell'attività di matematica applicata, anche questa è un'attività obbligatoria, sempre con un'ora aggiuntiva in più. I nostri ragazzi alla fine hanno 3 ore in più la settimana. Matematica applicata significa applicare appunto la matematica ai contesti pratici, in particolare al mondo dell'economia. Anche questo con dei professori sicuramente di spiccata professionalità sta diventando caratterizzante della nostra scuola. I ragazzi delle scuole medie oggi avranno la possibilità di diventare protagonisti. Ad esempio nella sezione di biologia saranno protagonisti nell'estrazione del DNA da un frutto e diverse insomma, tipologie di esperimenti. Sicuramente sarà attraente per i ragazzi, anche perché noi vogliamo mettere in evidenza che questa scuola è una scuola che opera molto sul territorio, creando sinergie e reti. Quindi ben venga che i ragazzi rimangano sul territorio a mettere a disposizione anche le loro intelligenze, la loro creatività per lo sviluppo di questo territorio. Altrimenti, se non vogliamo noi bene al territorio della Grecanica, non possiamo sperare che qualcuno lo faccia per noi. Sicuramente spunti di riflessione e di sviluppo e allo stesso tempo energia che solo i giovani possono dare all'area grecanica e l'Euclide offre questo, ma dal prossimo anno l'offerta formativa si arricchisce con le scienze applicate che sicuramente daranno un fiore all'occhiello all'area grecanica per quanto riguarda la scuola. Sì, io fortemente ho voluto che venisse autorizzata l'opzione scienze applicate nella nostra scuola, quindi stiamo parlando del liceo scientifico. Quindi questa scuola offre, parlando del liceo scientifico, sia l'opzione tradizionale che quella scienze applicate. Scienze applicate va a favorire un potenziamento ulteriore di quelle che sono le conoscenze scientifiche e tecnologiche. In particolare le 3 ore di latino che vengono insegnate nell'indirizzo tradizionale, nell'opzione scienze applicate non esistono più. E queste 3 ore vengono destinate all'informatica e alle scienze naturali, biologiche,
biologia, fisica e chimica, a secondo poi chiaramente del proseguo degli anni. A questo, come dicevo, in attività opzionale e aggiuntiva, noi offriamo astronomia, matematica applicata e robotica, per quanto riguarda quindi scienze applicate, proprio per questa dimensione scientifica e tecnologica che l'opzione vuole dare a questo corso di studi. Per il prossimo anno? Potremmo anche parlare del corso di nuoto, che comunque non sarà una novità perché è già da quest'anno in vigore nella nostra scuola. I ragazzi della nostra scuola hanno la possibilità di utilizzare le 2 ore settimanali di educazione fisica e educazione motoria anche in piscina. Quindi liberamente possono utilizzare le ore sia in palestra che in piscina. Anche da questo punto di vista la soddisfazione è parecchia, perché una buona parte di studenti ha già aderito a questa attività, e quindi il corso di piscina, l'educazione motoria in piscina, che già appunto ha preso il via quest'anno, speriamo il prossimo anno possa essere implementata ancora di più. Sono pochissime le scuole in zona, forse nessuno, forse siamo solamente gli unici ad avere questo tipo di attività curricolare, perché appunto, ripeto, non si tratta di un'attività extra, ma è la curvatura delle attività di educazione motoria in piscina. Del resto siamo fortunati, perché la piscina è praticamente adiacente alla scuola, e quindi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di poter utilizzare e ampliare l'offerta formativa in tal modo. Quindi anche questa è una caratteristica della nostra scuola, e i ragazzi stamattina avranno anche un buono gratuito per una lezione di nuoto offerto gentilmente dalla piscina, che comunque viene ben gestita anche dall'ASI, e quindi anche questo speriamo che possa essere di gradimento per questo territorio. Dunque, sport, cultura e formazione all'Istituto Euclide Aeboa Marina. A questo aggiungiamo anche creatività e benessere. Lei ha visto la nostra scuola ormai com'è colorata, anche questo fa parte, stare bene negli ambienti scolastici contribuisce a essere sereni e a lavorare meglio. Vorrei anche parlarvi del calendario che i ragazzi hanno presentato, che hanno realizzato e che abbiamo presentato sabato scorso al Museo di Reggio Calabria. Quindi anche qui valorizzazione dei nostri beni architettonici, la green economy, la soft economy, riuscire quindi a realizzare con i beni che questo territorio offre un'attività economica e imprenditoriale. Quindi questa scuola si vuole porre non solo come attività, come laboratorio scientifico di cultura, di studio, ma anche come creatività, benessere e stare bene, insomma, l'importante. Il laboratorio di biologia e di chimica. Il laboratorio di biologia oggi propone agli studenti l'estrazione del DNA. Sta facendo vedere agli studenti infatti la forma del DNA. Invece per quanto riguarda il laboratorio di chimica, gli studenti faranno vedere appunto la velocità di reazione e anche in modo particolare la produzione di ossigeno molecolare. Verrà simulata anche un'eruzione vulcanica, mettendo dei semplici reagenti, e poi altri esperimenti che nel corso della giornata verranno proposti agli studenti delle diverse scuole giunte qui per la giornata della scienza.
ragazzi in questo momento stanno facendo un esperimento di scienze della terra, precisamente l'attività vulcanica, come attraverso dei composti molto semplici che poi diventeranno allo stato gassoso, hanno costruito intanto un apparato vulcanico e all'interno hanno inserito una bottiglia e hanno inserito dell'aceto acetico e del bicarbonato di sodio. E all'esterno hanno messo del ketchup per simulare proprio la fuoriuscita non soltanto dei gas ma anche della lava incandescente e del colorante di alimentare che ha dato la colorazione appunto al gas che è la schiuma che si è formata all'interno della camera magmatica di un vulcano, oltre ai silicati e il quarzo e tutti gli altri elementi che sono presenti, ci sono tanti gas, tra cui l'acido, l'anidride carbonica, l'ossigeno, l'acido solfidrico. In questo caso abbiamo fatto vedere come c'è l'eliminazione dell'anidride carbonica e del bicarbonato e di altre sostanze che vengono emesse. Loncino. Inseriremo il bicarbonato di sodio. In questo caso acido acetico e bicarbonato di sodio rappresentano i nostri reagenti che appunto caratterizzano la reazione di scambio tra acido e base. Notiamo come la reazione libera acqua e anidride carbonica e quindi il nostro palloncino si gonfierà. Il docente di filosofia della scienza Gianfranco Cordì. Nel corso della giornata agli studenti ha dato un consiglio: non vi soffermate sulle cose semplici perché alla lunga stancano. La scienza è continua ricerca, continua sperimentazione, continuo domandarsi intorno alle cose. Questa domanda non è mai una domanda semplice. Le risposte non sono mai quelle che avremmo previsto, quelle che vorremmo vedere, quelle che desidereremmo avere davanti. È una lotta continua contro i problemi. E Karl Popper diceva la ricerca non ha fine e Socrate affermava una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Dunque la ricerca scientifica ha un valore fondamentale per gli studenti in modo tale da metterli subito sul lavoro. La ricerca scientifica per uno studente è un elemento fondamentale della sua formazione perché mentre le altre discipline lo pongono di fronte a fatti nudi e crudi e già compiuti, un libro, un romanzo, una poesia, sono dei fatti già compiuti, la ricerca non ha un inizio e probabilmente non se ne intravede la fine, quindi è nell'incessante lotta con i problemi, con le possibili soluzioni, nell'incessante lotta anche con le proprie contraddizioni e con il fatto di essere sperimentatori che entrano essi stessi nell'esperimento. C'è un teorema della meccanica quantistica che dice che l'osservatore influenza la misura, lo stesso osservatore che sta osservando con la sua presenza influenza la misura che sta cercando di misurare, quindi fare scienza è mettersi in discussione costantemente. Fare scienza è mettersi in discussione costantemente e questa mattina gli studenti lo faranno con una serie di esperimenti sulla chimica, sulla fisica, ma si darà anche ampio spazio all'astronomia.
Sì, perché l'esperimento è il momento in cui quello che tu hai nella testa, la teoria che hai nella testa, la provi nella realtà e vedi se funziona. Ma la realtà non ti dà risposte semplici, non ti dice sì, questa teoria funziona, di questo non te ne fai nulla. Ti dice probabilmente per questo singolo caso sta funzionando, vediamo per un altro caso se funzionerà, in quest'altro caso viene smentita. Alla fine tu devi renderti conto o di modificare la tua teoria o che la realtà dà delle risposte che tu devi interpretare. Perché gli studenti devono scegliere le materie scientifiche anziché quelle letterarie per avere un maggiore bagaglio culturale? Perché le materie scientifiche ci permettono di orientarci nel nostro futuro, mentre le materie umanistiche sono il nostro presente e il nostro passato, la storia per esempio, no? L'antropologia sono il nostro passato, quello che siamo stati, le guerre, le distruzioni, la caduta del muro di Berlino, l'11 settembre 2001, il nostro passato. La scienza è immediatamente il nostro futuro, infatti le ricadute della scienza, la tecnologia, è immediatamente quello che abbiamo in tutte le nostre case. Questo è il calorimetro, che è uno strumento che ci permette di capire quale sia il calore specifico di un particolare materiale. Il calorimetro è uno strumento che serve per determinare le unità di misura della calorimetria, che sarebbe quella parte della fisica che si occupa del calore specifico e della capacità termica. Quindi questo è uno strumento che è un contenitore ermeticamente chiuso in modo da non avere dispersioni di calore verso l'esterno. L'esperimento funziona in questo modo: noi riempiamo questo contenitore con dell'acqua a temperatura ambiente di una massa nota, poi questo pezzo di ferro del quale non conosciamo il materiale preciso lo riscaldiamo portandolo anche a una temperatura di ebollizione di 100 gradi e dopodiché lo mettiamo dentro questo contenitore e con questo strumento chiamato agitatore andiamo a mescolare l'acqua con questo ferro riscaldato a temperatura di ebollizione. Quando andremo a riscaldarlo, questo termometro raggiungerà una temperatura detta temperatura di equilibrio, perché il calore, essendo un'energia e sapendo che l'energia non si distrugge e non si crea ma va solo a trasformarsi, nel momento in cui noi immergiamo questo ferro e lo mettiamo nell'acqua, vediamo che vanno a scambiarsi il calore in modo da raggiungere la stessa temperatura, quindi il corpo che ha più calore cede a quello che ha meno calore fino a che non si raggiunge la stessa temperatura. Sapendo poi la massa, la temperatura iniziale di entrambi i corpi e sapendo qual è la temperatura di equilibrio, attraverso poi la formula della calorimetria possiamo riuscire a risalire a quello che è il colore specifico. Come dice il nome, il colore specifico è specifico per ogni materiale, perciò quando riusciamo a capire quale sia il colore specifico, anche se noi non sappiamo quale sia il materiale di questa barretta, possiamo riuscire a determinarlo proprio perché risaliamo a questo valore, che è diverso quindi per ogni materiale. Questa è la parte del laboratorio in cui studiamo i fenomeni di elettrodinamica. In che modo? Con questo generatore di corrente, aumentando la corrente e dando un colpettino, possiamo vedere che questo motore elettrico trasforma l'energia elettrica in energia meccanica. Questo tipo di strumento c'è anche per esempio nei ventilatori e fa sì che trasformi l'energia elettrica nel ruotare delle pale. Però possiamo vedere che fermando qua e invertendo i poli del magnete, aumentando l'intensità di corrente, possiamo vedere che ruoterà al contrario. Quindi in questo modo possiamo, che con la variazione del campo magnetico variano anche le linee di campo e in questo modo l'alternatore ruoterà al contrario. E così lo spegniamo. Invece, con questo strumento collegato a un galvanometro possiamo vedere che inserendo un dito non succede nulla, non si genera corrente. Invece, inserendo un magnete, come possiamo vedere, cambiando il flusso di campo magnetico generiamo una corrente indotta. La stessa cosa possiamo vederla sia con il galvanometro che col computer. Infatti, aumentando il flusso del campo magnetico, possiamo vedere che i dati riportati attraverso l'interfaccia arrivano al computer e possiamo anche calcolarlo sperimentalmente. Invece qua, questo è un circuito, possiamo calcolare in questo modo la legge di Ohm. In che modo? Aprendo il circuito, ecco, da questo lato possiamo vedere che la lampadina si accende. Invece il circuito in questo caso è aperto e non passa corrente, quindi la lampadina è spenta. Poi quando la teniamo accesa in questo modo pure possiamo regolare l'intensità e quindi accendere e spegnere.
Siamo con il professore di matematica Andrea Altomonte e questa mattina sta tenendo un laboratorio di informatica. Insieme a noi anche il giovane Gabriele, uno dei migliori sicuramente. È uno dei nostri ragazzi migliori. Ci può spiegare quello che sta facendo? Allora, per stamattina abbiamo organizzato una lezione con GeoGebra, che è un programma di geometria dinamica, e Gabriele ci sta facendo vedere come andare a individuare i punti notevoli di un triangolo. Quindi adesso andrà a fare la costruzione di un triangolo, poi andrà a individuare quelle che sono le tre mediane, le tre bisettrici e le tre altezze, per andare a verificare che le tre mediane, le tre bisettrici e le tre altezze poi hanno un unico punto d'incontro. Quindi le tre mediane si incontrano nel baricentro e andrà adesso a tracciarle direttamente con il programma. E questa è una delle tante attività che vanno a fare i ragazzi nel nostro laboratorio. Quali sono le altre attività? Per esempio quest'anno abbiamo attivato un corso di potenziamento per quanto riguarda la matematica, l'abbiamo chiamata la matematica della prima B, e stiamo analizzando i paesi di provenienza dei ragazzi, per cui andiamo ad analizzare effettivamente qual è la percentuale dei ragazzi che arrivano da Bova, che arrivano da Brancaleone, da Merito, per vedere un attimino la situazione poi a livello di comprensorio, e questo poi proseguirà negli anni per avere la situazione poi del nostro territorio. Per quanto riguarda i ragazzi della prima A invece andranno a fare un lavoro sempre di indagine statistica mirato sulle quinte. E che cosa si è pensato di fare? Di andare a chiedere ai ragazzi di quinta cosa vogliono fare dopo l'Euclide. Quindi, finito questo periodo di 5 anni di formazione, qual è l'intenzione per il loro futuro? Andare a lavorare o continuare con l'università? E se è l'università, che tipo di università? Poi questi dati li andremo a conservare e il progetto continuerà anche il prossimo anno e negli anni futuri. Questo per seguire i nostri ragazzi poi anche nel futuro e avere anche per noi un riferimento su quella che è la nostra azione poi didattica anche sulla formazione dei ragazzi. Questo progetto continuerà anche con i ragazzi del prossimo anno come ora aggiuntiva sul nostro normale curriculum. Quest'ora è prevista anche per il nuovo corso che si attiverà al liceo scientifico, l'opzione scienze applicate. Quindi noi abbiamo già iniziato quest'anno con il corso tradizionale, ma quest'ora sarà prevista anche per il corso scienze applicate, e quindi entrambi i corsi, sia tradizionale che scienze applicate, potranno andare a sviluppare questi progetti di statistica. Poi vedremo come evolverà poi tutto il lavoro, la situazione, per cercare di capire se si riuscirà anche a costituire un gruppo anche di ragazzi di indagine statistica, quindi facciamo un piccolo gruppo di studio per i sondaggi che riguardano la nostra scuola. Sicuramente queste attività fungono da orientamento per il mondo del lavoro, ma allo stesso tempo fanno sì che gli studenti si entusiasmino ad amare la matematica. Sicuramente, questo perché noi l'abbiamo chiamata appunto matematica del fare, perché la costruzione, in questo momento il ragazzo sta lavorando, sta usando non soltanto la testa ma anche le mani. Nel momento in cui vanno a fare quell'indagine statistica, loro non si limitano soltanto a studiare che cos'è la media, che cos'è la mediana, che cos'è la moda, vanno materialmente a costruire l'intervista. Per esempio, la scheda intervista viene predisposta dai ragazzi, quindi che tipo di domande fare, qual è il nostro obiettivo, noi vogliamo studiare da quali paesi arrivano i nostri ragazzi, vogliamo studiare il tempo di percorrenza, e allora loro vanno a strutturare le domande per fare questa scheda intervista che poi sarà distribuita, quindi sono loro coinvolti anche in un'attività di quella che è la tempesta delle idee. Quindi noi abbiamo fatto anche questo lavoro, abbiamo messo i ragazzi davanti a una lavagna e abbiamo detto fate le vostre proposte anche sul titolo da dare alla scheda, e quindi là vengono coinvolti direttamente e anche nel lavoro che si fa in laboratorio, poi tutto il discorso viene trasferito nel laboratorio e vengono qua, utilizzano programmi tipo Excel, programmi poi di gestione dei dati per andare a fare proprio quella che è la struttura di tutto il corso di statistica. Allora, grazie all'aiuto del professore abbiamo creato questo file dove appunto descriviamo la provenienza dei nostri compagni, quindi chi viene da Merito, chi viene da Condofuri, da Bova. Abbiamo creato le varie tabelle qui con i vari grafici, con l'istogramma e con l'aerogramma o diagramma a torta. Così poi dopo, attraverso dei comandi di Excel, il programma ha creato questa tabella. Non siamo stati noi a crearla, ma bensì i numeri l'ha creato il computer stesso.
davanti ad una bella poesia di Leopardi, di Quasimodo, di Ungaretti, ma la stessa poesia se la porta dietro un'equazione di matematica, una formula di fisica. Se non ci fosse stata la gravitazione universale di Newton, noi non avremmo mai saputo che questi oggetti bellissimi, le comete, non sono quegli oggetti disgraziati che portano sfortuna, così come gli antichi pensavano, ma sono oggetti del sistema solare, che vivono alla periferia del sistema solare. Stamattina ha tenuto un convegno informativo sull'astronomia. Che valore ha per gli studenti lo studio di questa disciplina molto affascinante? Beh, diciamo innanzitutto è una disciplina scientifica, è una parte forse fondamentale della fisica e quindi come tale aiuta i ragazzi a ragionare. Poi ha una marcia in più, dico io, ha il potere di emozionare. Perché io ho insegnato per 42 anni matematica e fisica nei due licei della città di Reggio Calabria dove adesso vivo, due licei scientifici, e mi sono resa conto che porgere ai ragazzi argomenti di fisica classica utilizzando l'astronomia consente ai ragazzi di trovare quell'emozione o la stessa emozione che poi ritrovano in quelle bellissime poesie di Ungaretti e di Quasimodo. E perché bisogna abituare i ragazzi a saper leggere emotivamente anche un'equazione, perché dentro quell'equazione c'è la spiegazione del perché noi siamo qui e del perché questo universo ci contiene. Ecco, noi siamo soliti a emozionarci quando leggiamo una poesia o guardiamo un quadro, ma cosa c'è dietro ad un'equazione? E soprattutto ci fa comprendere anche come avviene un tramonto o un'alba. Allora, quello che c'è dietro un'equazione c'è lo studio di tantissimi uomini, perché in genere un'equazione che sta dietro una scoperta non è frutto di una sola persona, ma è il frutto di tanti lavori, di tante persone che ci lavorano, di errori, di correzioni e tutto il resto. Certo, dietro quell'equazione c'è il sacrificio e c'è anche la scoperta. Ma se lei mi dice un tramonto e un'alba, ma già banalmente correggere i ragazzi che solitamente dicono il sole sorge ad est e tramonta a ovest, e già dare una correggere questo modo di pensare e già metterli davanti al moto di rotazione della Terra, al moto di rivoluzione del nostro satellite, del nostro pianeta, dell'inclinazione dell'asse, del perché si determinano le stagioni. Quindi partendo anche da quello che è il senso comune, perché quando i nostri ragazzi arrivano a scuola non sono arrivati con contenitori vuoti, sono arrivati con conoscenze che provengono dal senso comune, e quindi il dovere della scuola è quello, partendo da questo, far capire qual è la legge e che regola quel senso comune, se c'è. O correggere, non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, sicuramente la legge gravitazionale dà emozione quanto un tramonto. Per me, la legge di gravitazione universale mi emoziona quanto un tramonto, soprattutto quando, per esempio, tu riesci a fare capire ai ragazzi che, parlo per esempio delle comete, no? Che le comete sono, diciamo, degli oggetti affascinanti. Noi in questi ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di osservarne due molto luminose, molto, la Yakutake e la Elbop, uno spettacolo diciamo così immane, no? Mi emoziono ancora se ricordo le notti che ho passato in montagna per poterle osservare. Far capire ai ragazzi che le comete non sono quegli oggetti che portatori di disgrazie quali, diciamo così, l'antichità ci ha tramandato, che sono la verifica, forse una delle verifiche più importanti della gravitazione universale. E mi permetto anche di dire che richiamare il libro settimo di Seneca sulle questioni naturali, su questa vicenda, consente anche di recuperare un altro importante aspetto dell'astronomia, l'interdisciplinarietà. E perché molto spesso, per esempio, penso ai ragazzi delle quinte classi, quando devono presentare le famose mappe concettuali, fanno dei collegamenti giustapposti a volte, un po'
per rispondere, per prepararsi l'esame, un po' perché la scuola esige questo. L'astronomia invece consente legami immediati, naturali e per niente giustapposti, perché è una disciplina che attraversa la religione. Basta pensare all'astronomia nella Bibbia e si va avanti. E allora ecco perché io dico viva l'astronomia. Parliamo anche della scienza al servizio dell'uomo. Quanto può essere cattiva? La scienza non è di per sé cattiva, è l'uso che fa l'uomo della scienza. Quando Einstein ha, diciamo così, dimostrato la sua famosa equazione E uguale a MC quadro, mica pensava alla bomba atomica. Quando ha previsto le onde gravitazionali, non avrà pensato all'uso cattivo che l'uomo avrebbe potuto fare. Quindi, perché la scienza non si pone al servizio, non ha un uso cattivo. La scienza vuole indagare, vuole scoprire, vuole migliorare. Non ha, poi è l'uomo che purtroppo fa un uso cattivo della scienza. Dunque l'astronomia permette la conoscenza, ci fa emozionare, ma allo stesso tempo sognare. Sì, certamente, ma poi siamo qui a Bova, no? Io non rinnego le mie origini, ma voglio dire, andare a guardare un cielo da una spiaggia buia, dai, ci si emoziona per forza. Poi se poi passa una stella cadente, che stella non è, perché se le stelle cadessero, a voglia, non saremmo qui a raccontarcele, e anche sognare ed esprimere un desiderio non è male.